Amici di Corse Moto TV, siamo qui a Misano, ovviamente al World Circuit di Marco Simoncelli, perché per il terzo anno, oggi, prima dell'inizio della stagione, c'è il Blue Racing Day. Quindi con Luca Lussan, responsabile del racing di Yamaha, beh, intanto benvenuto a Misano. In realtà benvenuto ve lo dico solo perché siamo in uno spazio che è quello del Pro Shop Yamaha. Che... a entrambi. Allora Luca, abbiamo detto terzo anno che si svolge questo evento che chiama a raccolta tutti i piloti, i team Yamaha. È un bel evento che apre di fatto la stagione dei trofei nazionali e campionati nazionali. Sì, assolutamente. È proprio, come dire, l'espressione di Yamaha per tutto quello che è il nostro mondo del road. Qua a Misano, con queste attività, con questo evento, apriamo la stagione e vogliamo, come dire, stringere attorno al blu di Yamaha tutti i nostri piloti, dalle Cup alla Coppa Italia, al CIV, in tutte le categorie, e oggi sono praticamente qui con noi e tutti assieme abbiamo l'opportunità di vivere questa giornata e goderci la nostra passione, perché per Yamaha il mondo del racing è, come dire, la massima espressione di quello che è il nostro motore che ci spinge, la passione che ci porta a calcare sempre questi circuiti e vivere queste emozioni sui campi di gara. E poi, se è vero che nelle prime due edizioni, ovviamente il paddock era sempre quello di Misano, quest'anno per la terza c'è questo plus, cioè c'è il Pro Shop qui di GRT, Yamaha chiaramente, e beh, è una base logistica importante non solo per questa giornata ma durante tutto l'anno. Sì, hai detto una cosa veramente azzeccata, nel senso che Misano, un circuito unico che si sta espandendo, sta integrando tutta una serie di attività legate al mondo del motorsport, e in questo contesto è nato questo Pro Shop. Pro Shop, che è l'espressione massima di quello che è la tecnologia del racing che Yamaha mette a disposizione per tutti i clienti, e quale piazza migliore che quella di Misano, dove si vive appunto questa, chiamiamola, passione e necessità del voler andare oltre con la propria moto. Ricordiamo, Misano è il circuito che lavora più giorni l'anno in tutta Europa, quindi direi che se andate a scegliere una base, questa è proprio quella giusta. Sì, sì, assolutamente, proprio perché le evoluzioni che ha avuto e il bacino di appassionati che muove Misano è davvero unico. E allora buona attività racing a tutti. Buona stagione a tutti. Andrea, l'avete spiegato perfettamente durante questa presentazione qui al Pro Shop, e Yamaha con R3K, con la Blue Crew, no? La vostra filosofia è crescere i giovani piloti per poi accompagnarli lungo tutta la carriera verso gli step più importanti. Sì, questo è esattamente come interpretiamo il motorsport, la possibilità di dare ai piloti la possibilità appunto di fare degli step, di crescere, di sviluppare il proprio talento e arrivare dove possono arrivare all'interno del nostro marchio, partendo ovviamente da una base che creiamo noi attraverso delle cup come l'R3 Cup, in cui, cioè, è proprio l'inizio per poi, insomma, iniziare questo tipo di percorso. Però ci piace anche pensare che non sia soltanto una questione di piloti, ma sia anche una questione di competenze e di tecnici, per cui cerchiamo anche di creare, di formare portando appunto le nostre competenze anche i tecnici, meccanici, telemetristi, gli ingegneri di pista, in modo tale che anche loro possano fare il loro percorso ed essere un giorno magari i meccanici della Superbike o della MotoGP. Qual è la soddisfazione nel vedere, esempio su tutti oggi, il giovane Ercolani che è partito con voi con l'R3 Cup, l'ha vinta, ha vinto poi il campionato europeo e quest'anno l'avete portato al 300 nel mondiale. Lui è proprio l'esempio, perdonatemi, vivente che questa filiera funziona, cioè si fidelizza il ragazzo, il pilota, per poi far sì che, fidandosi, rimanga sempre col marchio. Beh, se lui è sicuramente l'esempio estremo di questo concetto, a volte vanno anche oltre le aspettative, quello che poi succede quando ti immagini qualcosa, e ovviamente è fantastico vedere un percorso così lineare, come lui, cioè Matteo, come Andrea stesso, Locatelli, che hanno fatto dei percorsi all'interno del nostro brand, ma queste sono storie che ci piace creare per dare valore alle persone e creare valore sulle persone, oltre che, insomma, noi facciamo, alla fine facciamo moto, sì, ma lo facciamo perché le persone possano esprimersi e possano coltivare la propria passione.
Poi nel caso di Locatelli, che tu hai citato, ricordiamolo, campione del mondo da 600 con Evan Bross, la moto era chiaramente una Yamaha, di Stefano Manzi, che adesso è nel Super Sport Mondiale 600, c'è anche questo, questa fortuna, tra virgolette, di aver riacceso delle carriere, cioè piloti che erano un attimo in difficoltà non sono ripartiti di slancio. Qui stiamo parlando di carriere proprio luminose, e Locatelli Superbike mondiale, e Manzi arriva dalla vittoria in Australia, ma secondo l'anno scorso giocherà il titolo. Quindi anche, no, io credo, oltre alla filiera dei giovani, c'è questo, questo momento di Yamaha che prende dei piloti e li porta lassù sul tetto del mondo. Beh, credo che sia una questione di abbracciare i talenti e soprattutto metterli nelle condizioni di poter lavorare con il giusto livello di pressione. Questo vale davvero un po' per tutti, perché poi alla fine i nostri team manager, esiste una grande cultura anche del team management, che viene, è proprio basato sull'ascoltare i piloti e sul metterli nelle condizioni proprio di farli esprimere. Per cui molto spesso, come dici, alcune carriere che magari si hanno trovato delle alternative, dei sentieri alternativi, possono ritornare sulla via maestra nei nostri team. E sono tornati alla grande con la casa di Vata sulla via maestra. Due parole sul Dunlop Civ che sta per iniziare, in Superbike un bel team di MR Yamaha con Ale Del Bianco e Riccardo Russo. L'anno scorso avete vinto in 600 con Alto Go e Simone Corsi, quest'anno sarete con Lorenzo Laporta, già campione del mondo Moto3. Anche nel Civ Yamaha, voglio dire, si dà molto da fare. Sì, ci stiamo andando a fare davvero ovunque, dalla 300 alla 600, con tantissimi team che cerchiamo di supportare alla stessa maniera, e poi appunto nella Superbike, dove abbiamo il nostro team di riferimento con cui abbiamo iniziato appunto quest'anno, con Alessandro, con Russo, e in modo tale, insomma, abbiamo messo tutte le condizioni per poter far bene. Poi capiremo quale sarà il gradino del podio, ma vogliamo essere lì. Le pedine sono state sistemate sulla scacchiera, non rimane altro che buona stagione. Grazie, e grazie a tutti voi, buona stagione. Una collaborazione interessante, Andrea, questa con Yamaha, no? Volta al futuro dei giovani. Sì, è già il secondo anno, sui giovani e anche sui meccanici giovani e quindi oggi sono qua a tartassare i meccanici freschi, esordienti. È la prima volta che hanno la possibilità di entrare in un box vero, fare tutte le mosse di quello che fai in un weekend gara. È abbastanza complicato. Normalmente queste situazioni qui c'è uno shock, perché normalmente i ragazzi vengono messi, diciamo, nei team con dei vecchietti che hanno tanta esperienza, che ti massacrano. Invece oggi così c'è la possibilità di farlo di avere uno shock più soft. Anch'io cerco di fare il bravo e cerco di spiegare con calma, perché ci vuole del tempo, è normale. Lo dicevi scherzando durante la presentazione, no? Cerchi di stare un po' light, perché poi non deve essere facile per uno come te, che ha fatto il pilota tutta la vita a livelli altissimi, cercare di smorzare, no, quelle che sono poi le abitudini. Perché immagino, adesso io parlo di nonnismo tra virgolette simpatico, però, cioè, in effetti poi il pilota professionista, no, è abbastanza burbero in certi rapporti. Sì. Ci si invecchia e quindi ci si addolcisce. Due, diciamo che ho sempre avuto la fortuna di avere a che fare con team di un certo livello, quindi sì, è sempre cambiano le cose, però è una cosa bella, perché è bello vedere quando hai l'espressione degli occhi dei giovani che sono impauriti, ma hanno voglia di imparare, vogliono arrivare. È bello, perché non è facile trovare nel paddock questi occhi, perché dopo tanti anni che fai questo lavoro qua, quindi sono esperienze nuove per me, è bello. Ultima cosina, non si può non chiedere, qual è lo stato dell'arte del Monte Coralli? Come andiamo avanti? Stai ruspando? Sto ruspando, e non solo. Sto facendo abbastanza fatica, perché vorrei che le cose andassero molto più veloci ed è abbastanza complicato. Non ho tanta pazienza,
e tocca avere pazienza, però alla fine bisogna aspettare fino all'estate, perché finché non finisce il cantiere, diciamo, che c'è comunale, è difficile creare qualsiasi cosa. Io ci provo, ho stresso, cerco di aprire la pista prima, cercherò, anche perché stiamo facendo del corso per fare l'illuminazione di tutta l'estate, non poter aprire mi dispiacerebbe un sacco, però stiamo lavorando, stiamo cercando di fare accordi, perché sarebbe bello partire prima possibile, ma da agosto in poi riusciremo veramente ad usare il parco su tutto, e nell'inverno faremo anche il ristorante, e che sarà un plus molto importante per tutto quello che si può fare al parco, tutto quello che si può creare sia con le aziende, sarà un parco un po' particolare. Monte Coralli, chiaramente di Faenza, il crossodromo che Andrea ha ripreso, se mi passate il termine, in mano, per ridargli una nuova vita. Ti ringrazieranno tutti i crossisti, non solo romagnoli emiliani, ma insomma un bel bacino d'utenza. In questo momento mi stanno bestemmiando perché la pista è chiusa e hanno ragione, però poi quando apriremo con tutto il parco sarà un'altra roba. Insomma, dovizioso stressa i meccanici, i novelli meccanici, stressa i ruspisti e quelli che devono fare, insomma stressi tutti. Il mio ruolo. siamo alla vigilia di questo Dunlop Civ. Walter, hai rinnovato tutto, Yamaha, piloti, tutto, c'è grande attesa per questo inizio stagione, presentazione oggi qui a Misano, cosa ti aspetti? Ma no, innanzitutto volevo ringraziare tutti per questo progetto, che è stata una cosa favolosa. Si è parlato un po' all'ultimo, però siamo riusciti in 3 mesi a mettere in piedi tutta quanta la squadra, le cose con la mia squadra, logicamente, però ho fatto un gran lavoro. Il ritorno di Del Bianco, sono stracontento, strafelicissimo per la rimanenza di Russo, e siamo pronti per la prima gara. Allora, è vero, ritorna Del Bianco in DMR, Russo rimane, in realtà Russo, poverino, è stato un po' sfortunato a Vallelunga perché nei test invernali si è fatto male subito, sta recuperando, percentuale di vederlo al via al CIV? Ma oggi voleva provare, ma abbiamo preferito aspettare ancora un po' così riesce a recuperare meglio, diciamo che siamo già a un 90%. Allora in bocca al lupo per questa tua nuova avventura in azzurro. Grazie, crepi. Tra un turno e l'altro, caro Stefano, di questo Blue Racing ti veniamo a rubare 2 minuti. Allora, quanto è importante, no, questa giornata Yamaha qui a Misano? Ci sono i clienti che possono provare le moto, vedono voi piloti, c'è questo senso di aggregazione? Sì, allora penso che per il brand sia figo, perché la gente che acquista una moto Yamaha e poi può venire a questo tipo di eventi, penso che l'appassionato che guarda le gare a casa, che ci guarda in televisione, sia molto contento di venire a fare queste cose, quindi è una roba figa. E poi oggi sto girando con R1, che non si sa mai, dai, il prossimo anno magari mi vedrete sopra una moto grande. Ecco, abbiamo mai spoilerato un po', Stefano, in realtà. Allora recupero e ti dico, allora, le persone che tanto hanno guardato, che vi vedono in televisione, sono qui, avranno visto in televisione il weekend di Barcellona, no? È un bel weekend perché si torna a casa con tanti punti e soprattutto sei tornato a vincere dopo il secondo posto mondiale l'anno scorso, si torna con un bel punteggio e ti rimetti là davanti. Io credo che tu sia uscito dal Catalogna bello carico adesso per Assen. Bello carico, bisogna rimanere coi piedi per terra, ancora è presto per guardare la classifica, però sicuramente si guarda anche quello perché è lì, e abbiamo fatto un bellissimo weekend, quindi stracontento, adesso ho testa e lavoro per Assen. E dicevi giustamente, chissà mai che, in effetti, a parte i risultati ottimi che riesci a conseguire fisicamente in TV, tra l'altro si vede benissimo, l'R6 ti sta proprio un po' strettina, Allora, sembra un po' di più dalla TV di quello che è, perché alla fine la corporatura va bene anche sul 600, però comunque, cioè, non mi tiro indietro se mi danno un 1000. Il 1000 sarebbe proprio la tua cosa ideale. Diciamo che dopo oggi mi fa un po' gola perché mi sto divertendo sopra il 1000. Quindi. Senti, che impressione ti fa vedere Locatelli, campione del mondo a 600, che ovviamente da qualche anno con le Mondial Superbike andare bene? Che impressione ti fa vedere Nicolò Bulega, con cui tu hai duellato l'anno scorso, essere Superbike, fare bene in testa mondiale? Ecco, in prospettiva futura dimostrano che si può fare il passaggio con ottimi risultati. Sì, hanno dimostrato e fanno vedere che comunque il passaggio dalla Supersport alla Superbike si può avere di ottimo livello, perché prima si guardava più nell'altro paddock, diciamo Superbike volevano piloti o MotoGP o Moto2 e non guardavano tanto la Supersport, però sia con Andrea che con Nicolò hanno dimostrato che anche i piloti vincenti della Supersport alla fine
fine è Van Ford anche Superbike. E ti dirò, ci sono tante similitudini tra te e Bullig e Locatelli, perché Bullig e Locatelli, con, seguendo un po' il tuo stesso percorso, hanno avuto qualche problema dell'altro paddock, poi arrivano nel paddock del Mondial Superbike e dimostrano quello che sono. Cosa non funziona? Cosa non ha funzionato per te nell'altro paddock, nelle altre gare? Ma per me sono stati anni, tanti anni difficili. Diciamo che prima di fare il passo al mondiale ero uno dei più promettenti che arrivava a livello italiano, a livello europeo, e poi non ho mai fatto lo step per andare forte al mondiale, e poi anche altri problemi fuori dalle gare. Però diciamo è coinciso il mio passaggio in Supersport con la risoluzione di altri problemi anche al di fuori, e quindi è andato tutto crescendo fino ad arrivare l'anno scorso, a quest'anno, a quello che è ora la mia realtà. Con Ten Kate, squadra storica del Mondiale Superbike, come ti trovi? Perché poi, insomma, italiano immerso in realtà straniera, no? Penso che anche questo faccia crescere. Allora, mi hanno detto tutti, vai a lavorare in un team olandese, sono freddi, ma in realtà sono più italiani di noi, nel senso, non so perché, con me mi hanno preso veramente in buona. Vado spesso anche su da loro a trovarli in Olanda al di fuori delle gare, perché il lavoro va avanti anche al di fuori delle gare, col team ci troviamo benissimo, quindi facciamo anche tanti extra al di fuori dei weekend di gare, e mi trovo da Dio, no? Non so, cioè mi sono trovato meglio con loro che con un team italiano. Ha pensato Manzi a scaldare gli olandesi di Ten Kate, bravo, in bocca al lupo per Assen. Crepi, grazie, ciao. Beh, non poteva mancare nel Blue Racing Day Andrea Locatelli, ciao Andrea. Ciao a tutti ragazzi. Allora, tornato di fresco da Barcellona, questo Mondiale Superbike è iniziato, no? Due bei podi, poi Barcellona in realtà è una trasferta un po' sfortunata, è negli occhi di tutti ancora quella Segara 2 dove sei rimasto intruppato tra Rinaldi e Bassani, hai avuto fare lo slalomone dopo lì, gara andata, però com'è stato questo inizio di stagione? Ma diciamo che è stato un inizio di stagione sicuramente molto positivo, l'abbiamo dimostrato da Phillip Island, abbiamo lavorato duro durante quest'inverno e abbiamo fatto un ottimo lavoro intorno alla moto con il mio nuovo capo tecnico, quindi diciamo la stagione è partita in modo molto positivo, un po' di sfortuna con quello che è successo in gara 2 a Phillip Island, e poi sì, weekend di Barcellona non dei migliori, dove abbiamo faticato a trovare una buona messa a punto, dove abbiamo faticato a essere competitivi come avevamo dimostrato di essere a Phillip Island, però il campionato è ancora lungo, purtroppo come hai detto te anche in gara 2 a Barcellona un po' di sfortuna, ma cosa devo farci? Non ci si può fare niente, dobbiamo guardare avanti, bisogna essere positivi, sono positivo perché comunque sia abbiamo dimostrato di avere un buon potenziale, abbiamo dimostrato di avere velocità, e quindi credo che il lavoro che stiamo facendo e abbiamo fatto è molto positivo, e quindi ripeto, voglio guardare nel miglior modo possibile con positività a quello che avverrà poi nelle prossime gare. In inverno, Andrea, guardavamo l'entry list di questo Mondiale Superbike e sapevamo sarebbe stata una stagione ad altissimo livello, c'è uno schieramento di piloti lì al via di ogni gara incredibile, forse come non ce n'era da anni. Livello altissimo, la competizione è dura perché in un secondo siete in tantissimi, girate fortissimo. Ecco, dove potete andare a lavorare da Assen in poi per stare un po' più vicino a quella davanti? Tra l'altro ci sono, insomma, Iannone fuori quota perché torna dopo anni, va fortissimo. Bullega, rookie, che credo abbia stupito un po' tutti. Esatto, assolutamente. Sicuramente hanno dimostrato diversi piloti di incrementare il livello, e noi cerchiamo di essere tra quelli, e l'abbiamo dimostrato come a Phillip Island, che abbiamo alzato il livello per tutti, dove magari nessuno si aspettava di vederci fin da subito o comunque così competitivi. Quindi ripeto, ogni gara va un po' a sé, ogni gara cerchiamo e cercheremo di essere sempre più competitivi, il livello ogni anno si sta alzando, però ripeto, quello che permette anche durante la stagione del campionato Superbike è quello di provare a ribilanciare e sistemare un po' appunto il bilanciamento tra le varie moto in base a una classifica punti che non è quella del campionato ma in base alle vittorie o il numero di podi. Quindi ripeto, io credo che siamo molto fiduciosi, stiamo lavorando bene, stiamo cercando di migliorare sempre, stiamo facendo tanto lavoro, e ripeto, voglio rimanere fiducioso, e poi vedremo a fine dell'anno. Adesso scrivere quello che sarà la stagione 2024 è difficile, però ripeto, le ambizioni sono alte e il potenziale è molto alto, quindi credo che possiamo davvero lottare fino a fine stagione.
due round e sei gare andate in archivio, perché ricordatevi c'è anche la Super Pole Race, quindi sono tre gare a weekend. Io, Andrea, sei comunque il pilota Yamaha che da queste sei gare è meglio piazzato, ma che effetto ti fa? Perché questo mi chiedevo guardando le gare. E casa di Vata quest'anno ci siete tu, ma c'è anche il buon Johnny, insomma pluricampione del mondo. Che effetto fa guardare la classifica e dire Johnny è dietro? Te l'aspettavi? Ti dà carica ulteriore per dire sono il primo pilota di Yamaha in pista? Ma diciamo che nel corso degli anni sono maturato, sto crescendo, ho imparato a lavorare soprattutto per me stesso, cercare di migliorare me stesso, quindi questo sicuramente è stato un po' il mio cambiamento. Ho avuto un buon maestro in parte a me, che è Topra, che ha dimostrato appunto con gli anni e con l'esperienza dove si poteva arrivare, e credo tutta l'atmosfera, tutta la mia squadra, tutto diciamo l'entourage Yamaha mi permette e mi ha permesso di incrementare il mio livello, quindi questo è un grazie a loro. E ripeto, è un lavoro, è un processo, e quindi sono arrivato sempre più consapevole di poter effettivamente esserci, e l'abbiamo dimostrato. Questo per diversi fattori, appunto dal lavoro di quest'inverno, dalla mia esperienza, e ripeto, sto sempre imparando e imparo sempre, quindi questo sicuramente è un po' il segreto nostro di essere riusciti ad arrivare lì. E per quanto riguarda appunto sempre nel mio box, ma dall'altra parte, per me è stato molto importante avere un pilota di alto profilo come Jonathan. Sicuramente è in una situazione per lui tutto nuovo, con un capo tecnico nuovo, una moto nuova, quindi credo sia anche per lui in una fase un po' di sviluppo, in una fase in cui deve imparare ancora sicuramente a conoscere questa motocicletta e crederci. Però ripeto, mi rendo orgoglioso, perché allo stesso tempo vuol dire che quello che stiamo facendo, abbiamo fatto fino ad oggi, è qualcosa di positivo, e quindi ripeto, rivoglio rimanere positivo assolutamente, perché credo che possiamo fare davvero bene. Assen, se non sbaglio, è una pista che si sposa un po' meglio con le caratteristiche dell'R1, quindi credo si riparta poi dalla trasferta olandese con anche una maggior carica rispetto a quella di Barcellona. Ma onestamente anche a Barcellona eravamo molto positivi, soprattutto dopo i test, e non ci si aspettava, a dire la verità, che tutti potessero andare così forte a Barcellona, quindi diciamo ci siamo trovati un po' come possiamo dire, con la guardia bassa, no? Eravamo partiti un po' troppo fiduciosi, ma anche gli altri hanno lavorato molto e si sono avvicinati. Ma ripeto, ogni weekend, ogni gara va presa un po' a sé, perché appunto Pirelli porta pneumatici diversi, troveremo condizioni diverse, layout di pista differenti, però credo che, come abbiamo dimostrato anche in passato, Assen può essere una buona pista, ma ripeto, da questa volta bisogna non abbassare la guardia, ma alzarla bene e provare a lottare, e daremo il meglio anche lì. L'ultima cosina, Andrea, da rider Andrea Locatelli, quindi con una grande esperienza, ti aspettavi veramente Andrea Iannone, va bene su Ducati e Bulega, su Ducati anche lui, e così forti? Cioè, sono comunque due rookie di categoria, te li aspettavi così là davanti? Ma sinceramente stiamo parlando di due buoni e ottimi piloti, possiamo dire. Uno campione del mondo della Supersport 600, il quale lo sono stato anch'io nell'anno 2020, e secondo me su Andrea non c'è nulla da dire. È comunque un campione dove ha vinto gare in MotoGP, dove ha dimostrato di lottare appunto in passato nella categoria Moto2 con Juan Marquez. Quindi ripeto, il livello di questi due piloti è molto alto, e hanno trovato sicuramente un buon pacchetto, un buon team anche loro, dove si stanno trovando bene e dove hanno potuto cogliere questa occasione ed essere lì. Però ripeto, non abbassiamo la guardia e proviamo in qualche modo, e sicuramente lo possiamo fare, a stargli e mettergli le ruote davanti. Ok, allora il motto dell'Oca per Assen è guardia alta e gas. Esatto, soprattutto quella. Bocca al lupo. Crepi, grazie. Se era caldo Locatelli da Barcellona, è caldo anche Vannucci, perché arrivano dallo stesso circuito, però qui c'è il Mondiale 300. Ciao Matteo. Ciao a tutti. Voi avete debuttato in realtà a Barcellona, perché voi la trasferta australiana chiaramente l'avete fatta. Se il sabato, no? Bella gara là davanti. Cosa è andato storto la domenica? La domenica abbiamo provato un rapporto diverso che purtroppo non ha pagato. Infatti in rettilineo perdevamo un sacco, e non riuscendo a sorpassare in scia in rettilineo facevo troppa fatica dalle altre parti, e siamo rimasti dove siamo rimasti. Poi io si è aggiunto anche il problema che ho al braccio, non so se è sindrome compartimentale, adesso mi dovrò controllare,
quindi ho fatto troppa fatica. Quindi perdi sensibilità, fai fatica, hai dolore? Mi rimaneva la mano col gas aperto. Bene, questo è il motociclismo, non è male, cioè bisognerebbe guardarlo da due lati. Rimanere col gas aperto a volte può anche procurare dei problemi. Senti Matteo, adesso ho visto il livello, lo sapevamo già, no? Della 300 altissimo, come sempre, bagarre, colpi, sportellate. Però voglio dire, potrebbe essere anche il tuo ultimo anno, perché poi vedo anche fisicamente, no? Sei un po' con la 300, è un po' di anni che corri, che si vinca o non si vinca, io penso che tu sia pronto per il passaggio a una bella super sport. Spero anche io di passare nella categoria superiore, perché adesso è tanto che comunque guido la 300. Le uniche occasioni che ho per guidare una moto più di cilindrata più alta sono queste del Yamaha Day, e quindi anche se sono originali è sempre qualcosa di più. E vediamo se il prossimo anno ci sarà qualcosa di nuovo. Comunque adesso testa questa stagione e vediamo come va. Sì, perché adesso tra qualche minuto il buon Matteo si piomba qui sul circuito di Misano con l'R1, no? Sì, che sensazione, cioè, te la danno l'R1. Com'è la differenza per un pilota abituato alla 300, che lo sappiamo sono moto non molto potenti, che voi fate correre velocemente in percorrenza la centrocurva? Com'è salire su un R1 che ha tanti cavalli e bisogna domarla, è più rabbiosa? Quali sono le sensazioni? Ma io la provai 2 anni fa l'R1M e c'era le gomme stradali come oggi, quindi non è che si poteva fare tutto questo grande, cioè diciamo che ho girato più piano che con la 300, quindi non era un buon feeling, non era divertente, però in rettilineo era soddisfacente. Però sono passati 2 anni, sei maturato, mi chiedo sempre, tu abituato a fare il curvo di Misano con la 300, che se non sbaglio lo fate pieni, giusto? Sì, sì, assolutamente. Con l'R1 bisogna tirare via un po', eh? Ma in realtà pieno non... con l'R1 il curvo? Assolutamente no. Però non rendeva tanto la velocità, forse perché era stradale e insomma sembrava quasi normale, ora non per fare, però sembrava quasi normale. Cioè il messaggio subliminale di Vannucci è: sono pronto per una cilindrata più alta. Dai, bravi, in bocca al lupo, perché è Assen e poi tra poche settimane, eh? Com'è come pista per te, Assen? Ti trovi bene? Come l'altro anno. Come l'altro anno, Vannucci, sempre molto pacato. Le dichiarazioni, dai, in bocca al lupo. Grazie mille, ciao a tutti.